pochissime parole per ricordare un evento che per la sua importanza avrebbe bisogno, come tutti sappiamo, soprattutto i più anziani come me, meriterebbe molto più tempo, perché tanti sono gli episodi che possiamo ricordare, che vengono ricordati appunto in questa data. Innanzitutto ringrazio il sindaco, la comunità di Pioroco, voi che siete qui, perché ricordare questi momenti in giornate importanti è decisivo, perché un popolo che non ha memoria non è un popolo, una nazione che non ha memoria della propria storia, che non ricorda la propria storia, fa una cattiva educazione ai giovani. Mi rendo conto che fare questi ragionamenti è un po' complesso e difficile in una società che viviamo, fatta molto mediatica, che tende a semplificare tutto e rendere tutto non tanto solo semplice ma anche semplicistico, dove tutto viaggia per slogan. Ecco, questo, in questo contesto oggettivamente mi rendo conto che chi parla, chi di noi affronta questi argomenti, cerca di rappresentare questi ricordi, questi fatti storici, questi episodi nella vita della propria comunità, è guardato magari in maniera superficiale. Però noi dobbiamo tenere duro, sappiamo che siamo dalla parte della regione, della ragione di coloro che appunto insistono a ricordare date come questa, come quella di pochi giorni fa del 25 aprile e altre date che sono date fondanti della nostra Repubblica, e come il 1° maggio, una data e una ricorrenza importante che racconta la storia di uomini e donne con i loro sacrifici, che hanno permesso di creare con il loro contributo una società più ricca di valori e anche economicamente. Al di là, diciamo, dei momenti, delle crisi che attraversiamo come in questa lunga fase. Diciamo, quindi è un momento importante che dobbiamo il più possibile trasmettere a chi ci sta vicino, anche a coloro che magari giudicano queste ricorrenze, chi partecipano a queste ricorrenze come spesso magari una perdita di tempo. In una situazione purtroppo in cui ci siamo abituati ad avere diritti e tutele che diamo per scontato, che i nostri figli danno per scontati, e stiamo vedendo, noi magari con un po' di capelli bianchi in più riusciamo a leggere bene le iniziative che vengono portate avanti, sono tutele, diritti che via via vengono non solo messi in discussione, ma in maniera scientifica annullate. L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, l'ultima di questi giorni, non so se avete letto i giornali, questo inizio di tentativo di rimettere in discussione il diritto di sciopero. Si parte magari da situazioni, come possiamo dire, che nell'opinione pubblica, mi riferisco al trasporto pubblico, crea un vantaggio per chi le propone, perché magari ci possono essere dei malumori, ci sono sicuramente dei malumori da parte della massa dei cittadini, poi da lì si arriva via via a creare rigidità e difficoltà, o comunque annullare un diritto anche per gli altri. Il non rinnovare il contratto del pubblico impiego per 6-7 anni, ma anche lì è un passaggio, oggi tocca a loro, domani possono toccare agli altri, è un diritto. I diritti vanno applicati, vanno realizzati, e tanti sono gli esempi che possiamo, come possiamo dire, elencare nei fatti quotidiani a cui assistiamo, che via via tendono e realizzano di fatto purtroppo un annullamento delle conquiste che abbiamo realizzato, che il mondo del lavoro ha realizzato con il sacrificio di donne e uomini nella storia, non solo del mondo ma nella storia, parliamo della storia della nostra Repubblica. Quindi il ricordare, come dicevo prima, è un fatto importante, non è una perdita di tempo, non è e non deve essere vista come possiamo dire, come una cosa
superficiale e inutile. Quindi anche noi dobbiamo, nel nostro piccolo, a casa, in famiglia, portare questi valori. Una situazione, dicevo, valori che vengono messi in discussione soprattutto e approfittano della crisi, perché la crisi, come tutti sappiamo, ci rende tutti molto più egoisti, tutti per necessità, tutti molto più egoisti, e quindi ha facile terreno i poteri che ovviamente hanno interesse ad un mondo del lavoro diverso da quello che abbiamo costruito, a cogliere le occasioni per far passare provvedimenti che annullano queste tutele e queste conquiste. La crisi è brutta, la crisi che stiamo attraversando è una crisi che viene, non voglio entrare perché che viene da lontano, ma che noi la stiamo vivendo in maniera molto drammatica. Come sappiamo, l'unico siamo ormai rimasti insieme alla Grecia e poi forse neanche loro, con una crescita oramai cioè che continua ad essere molto molto bassa, se non addirittura pressoché nulla. Un paese che arranca, una regione che attraversa forti difficoltà in alcune aree in particolare, come il Piceno, e questa area qui caratterizzata dalla ricchezza prodotta dalla cosiddetta industria del bianco, che appunto ci pone dei punti interrogativi e ci crea delle forti difficoltà e mette in difficoltà intere famiglie. E quando le famiglie appunto sono in difficoltà, è facile, permettetemi una battuta così generale, è facile cercare l'uomo solo al comando. Questo è un paese che ha la sua storia, tutti la, perlomeno chi se la ricorda, chi l'ha letta, ha attraversato altri momenti di difficoltà, e quello che sta avvenendo, che stiamo vedendo, che ascoltiamo, sicuramente si sta disegnando un paese, giusto o sbagliato che sia, non entro nel giudizio, si sta disegnando un paese che fra qualche un anno, due anni ci guarderemo indietro, non sarà più come l'abbiamo noi più anziani vissuto e costruito. Quindi dobbiamo stare molto attenti in generale per quello che riguarda l'azione del sindacato confederale CGIL e CGIL nella storia della nostra Repubblica, che è stato lì, nei momenti anche bui, a lottare e avendo la barra dritta verso un orizzonte che tutti sappiamo, quindi, e nello stesso tempo dobbiamo essere anche attenti a fare in modo che le nostre conquiste, le nostre tutele, io dico così in maniera, possiamo dire, vorrei dire qualcos'altro, ma almeno che non vengano rimesse totalmente in discussione come purtroppo sta avvenendo. Dovremo necessariamente fare in modo che ritorni come era nel passato, in cui la spinta innovatrice, la spinta rispetto a un futuro del mondo del lavoro, delle donne e uomini che stanno nel mondo del lavoro, aveva ben altri, percorreva molte altre strade di conquiste, strade di prospettiva. Sicuramente questo momento ritornerà, non è che la storia ci insegna che è fatta di cicli, quindi questo è un ciclo negativo, ritornerà il ciclo positivo. Ecco, noi dovremo fare in modo di esserci tutti quanti insieme e di dirla la nostra per come riverrà costruito questo ciclo positivo. Non sarà facile, tutti sappiamo che il sindacato, il mondo del lavoro è considerato una palla al piede per l'economia, per i ricchi, per coloro che fanno altri calcoli. Oggi sappiamo che purtroppo un datore del lavoro, se non trova convenienza in un paese più o meno grande, nel nostro paese può andare liberamente da un'altra parte, quindi c'è una situazione di ricatto molto forte. Lo scenario è cambiato, dobbiamo anche noi sindacalmente trovare armi diverse, armi che sicuramente e azioni che sicuramente non possono avere solo una logica italiana, perché tutte il 90% delle decisioni avvengono in Europa, e quella è una serie in cui il sindacato necessariamente deve essere più presente. Poi quelle decisioni che magari sembrano ingenue, innocue o non le conosciamo, poi le vediamo nelle applicazioni nazionali, regionali e comunali, e quindi ecco, diciamo, il percorso è molto più complesso. Però noi dobbiamo, partendo
da un giorno come il primo maggio, ma dall'azione che facciamo quotidianamente nei luoghi di lavoro e nei luoghi dove siamo chiamati a esprimere il nostro pensiero, dobbiamo continuare ad esserci. Ne resiste un secondo più del datore di lavoro, come si diceva una volta. Oggi sappiamo che dobbiamo resistere anche un secondo di più rispetto a tutti gli altri, quindi non solo ai datori di lavoro, ai governi, alle istituzioni, che vediamo non sono molto spesso appassionati a difendere questo nostro mondo. Altre cose non dico perché le conosciamo, quindi poi a pratica, ma io ho voluto semplicemente ricordare un po' questi passaggi e i valori di cui siamo portatori, valori in cui crediamo e dobbiamo continuare a credere. Buon primo maggio a tutti voi e alle vostre famiglie.